in questa occasione ci sarà un po' di distribuzione di gas, soprattutto da parte delle arance, queste piane di Sibari, che è Giulia, dov'è Giulia? Eccola qua. Quindi io ho da dare soltanto a un piccolo gas di un paese qua vicino e il resto è qua per la vendita al dettaglio, alla gente, così, e altrettanto per quanto riguarda Arcipelago Sicilia, anche loro non hanno ordinazioni, credo. Nelle altre piazze ci sarà ogni volta una situazione differente, sarà sempre differente, piazza per piazza. EcoSud esiste da diversi anni e sono dei produttori della provincia di Reggio Calabria che hanno fondato questa associazione, che però ha preso una piega diversa da 2 anni a questa parte. Questa esperienza con i gruppi di acquisto, con le cose, è iniziata l'anno scorso con una campagna che si intitola SOS Rosarno. Le arance vengono proposte ai gas a un prezzo equo ed è l'unica via per riuscire un pochettino, come dire, a cercare di far capire che esiste un'alternativa, perché non ci sia lo sfruttamento. Sai, nella piana di Gioia Tauro ci sono circa 1000 africani che vengono, insomma, sfruttati. La via che è, cioè, qui o... No, è qua, diciamo che è qua. Si aspetti, è colpa dell'autista che ha dormito troppo. Proprio lui. Lui. Ammazzerei io a questa autista. Questa autista che deve scappare. Il gas non deve essere in qualche modo scalfito dallo sbarco. Anzi. I miei gas vengono qui oggi, cioè 10 gas verranno addirittura dove non è stato possibile far venire gli amici di un paio di gas, andiamo a fare noi le consegne in un sistema di solidarietà, perché Rosarno mi presterà il furgone per poterlo fare, ma non è che lo sbarco scalcia, anzi, se lo sbarco dovesse in qualche modo sovvertire il rapporto con i gas, io in quanto produttrice e in quanto, tra virgolette, gassista emotiva, avrei dei grossissimi problemi a rapportarmi con lo sbarco. Sì, io questi non capisco perché vola via. Sì, per una struttura non ci sono delle regole fissate, non so dirvi, la regola numero uno del gas, non si parla del gas. Sì, molto anarchico e quindi ce ne sono alcuni più strutturati con delle regole e altri invece che si incontrano sostanzialmente solo per prendere i prodotti. E quindi anche lì c'è molta disparità. A livello di referenti non c'è una struttura gerarchica, non hai un numero da chiamare per qualcosa di specifico. E di solito all'interno del gas c'è una persona che si occupa del produttore della carne, del formaggio, sono tutti diversi. In modo che uno segua sempre il suo filone, sia sempre pronto a eventualmente riferire su cose che non vanno, insomma, monitorare anche, esatto. È lui il responsabile di quel produttore o di quel filone di produzione. Questo capita in molti gas, non in tutti. Sì, esatto. Ho seminato il farro, non mi è nato. L'avevo seminato prima che cambiasse il tempo. Aspettare. Beh, chi prima non si poteva seminare, dicembre e gennaio non pioveva mai, il terreno era duro. Poi abbiamo seminato appena cambiava il tempo, quindi a fine gennaio, e non lo sapeva nessuno che arrivava. 4 ettari e mezzo. Di farro, perso. Le cose, execrable. Figurez-vous. Parlo, c'è proprio bello. Che arrosamo. Des êtres humains vivent dans des maisons abandonnées, sans eau, ni électricité. Aucune condition hygiénique qui puisse permettre à un homme de vivre dans des conditions... C'est inacceptable à l'humanité.
les quelques personnes qui ont la chance d'aller dans les plantations pour pouvoir travailler, pouvoir récolter les oranges et les mandarines. Vous savez combien ils sont payés? Pour 10 à 13 heures de travail, ils ont 15, maximum 30 euros. Imaginez, sans contrat. Quand ils ont besoin de notre argent, nous sommes des hommes. Mais une fois notre argent pris, nous devenons des invisibles. Une des choses que je voudrais faire, adesso che ci sono le lucciole, più avanti è fare una nottata, una giornata dedicata alle lucciole. La gente deve venire in campagna la notte e camminare sui terreni per rendersi conto cosa significa avere un terreno vivo dove la biodiversità a 360 gradi c'è, respira. Tu rimani abbagliato. Sì. No, è una domanda in effetti difficile, cioè secondo me il mercato solidale potrebbe essere una conseguenza di un lavoro che ci deve essere prima. Il lavoro che ci deve essere prima deve essere un lavoro di condivisione. Purtroppo questa è una società che ci tende per la sua organizzazione economica a dividerci più che a unirci. Quindi il lavoro va fatto secondo me a monte in cui, nel momento in cui cominciamo un attimino a stare assieme. Il mercato solidale secondo me è una conseguenza di una maturazione di persone che cominciano ad avere concetti che vanno al di là della normale compravendita, della normale portare qualche cosa a disposizione. Altrimenti dici che si minano le basi di un'economia solidale. E rischiamo di rovinare questa nostra ultima opportunità, perché non ne vedo più. Giancarlo! Vedi di chi è quello appunto, se no devo fare mille manovre. Sì. Ma vabbè, perché qua la piazza è un po' incitato, ma in realtà, per esempio, quelli di Genova, a Genova c'è una situazione molto complessa, tra cui ci ospitano in un mercatino gli asci, Liguria e Liguria biologica. Cerchiamo di spaccarci la schiena per fare delle cose di qualità. Mi farebbe piacere alle volte che venisse preso in considerazione, che sovente non ti paghi i contributi, non arrivi in tempo a pagarti le tasse e soltanto fare degli sconti per fare degli sconti lo si fa. Noi regaliamo anche la roba, ma dobbiamo sopravvivere, insomma. E quindi non essendo grandi aziende, usando metodi alternativi, se si occupa manodopera la si paga regolarmente, non riesce a vendere a prezzi di discount, quindi solo gas per risparmiare all'acquisto non ci interessa. Fare dei mercati a chilometro zero, l'avete sentito nominare, no? Senza dare per scontato che debbano essere offerti prodotti naturali e non prodotti fatti con il metodo dell'agricoltura convenzionale, quindi con l'impiego di pesticidi, diserbanti, insetticidi, non ha nessun valore. Che siano a chilometro zero, a chilometri mille, anche se sono dietro l'angolo, fatti con tutte le porcherie chimiche, sono sempre porcherie. Che siano zero, è meglio prendere un prodotto biologico che abbia fatto qualche chilometro piuttosto che nessun chilometro, ma solo pesticidi. E purtroppo in agricoltura si usa di tutto e di più, con roba che fa anche male alla salute, tra l'altro, non solo all'ambiente. Insomma, se si paga chi lavora, la gente che spende magari un centesimo in più è anche più contenta, perché se si sa che si è fatto una cosa decente. Arrivederci, grazie. Danka danka. Danka danka. Buene, danka danka moi giappa. Buene golo si dingai. Io direi che va benissimo, che fa parte anche di questo mondo così, del mercato solidale, eccetera, eccetera. Poi magari io
che so, vi faccio una domanda, secondo voi le mandarine e le olive cadono dal cielo? Thank you. Poi, no, merci, perché non si arriva in francese, merci, parla francese. Come va? Qualcuno mi sa dire che cos'è un gas? Tra di voi? C'è qualcuno tra di voi che fa parte di un gas? E praticamente sono un gruppo di persone che si riuniscono e, come ha detto lei, cercano di trattenere dei rapporti diretti con il consumatore e in questo modo comprando in gruppo ammortizzano i costi e soprattutto sostengono queste iniziative. Bravissimo. Ha detto, Scusa, Fabio? Sì. Arruolato. Che cos'è per noi la filiera corta? La filiera corta è esattamente l'opposto della grande distribuzione. È quello che permette al produttore di mettersi in relazione diretta con il suo consumatore, senza l'intermediazione, che nella grande distribuzione certe volte moltiplica 1, 2, 3, anche 10 volte questo fattore. Senza l'intermediazione il prezzo è un prezzo equo, è un prezzo valutato sui reali costi e sui benefici del consumatore. È chiaro questo concetto? Quindi, cioè, quando voi pagate quell'arancia 1,20 euro, sapete che dentro quell'1,20 euro ci sono un certo numero di spese, di costi, che portano a quel prezzo. Cioè, quel prezzo non è il profitto del primo intermediatore, secondo intermediatore, terzo intermediatore. Quel prezzo è un prezzo che è il costo dell'acqua per irrigare, il costo di Ibrahim che deve raccogliere e che viene pagato con la paga giusta ed è messo in regola. Cioè, sono dei costi reali che voi in questo modo potete conoscere. Attraverso la grande distribuzione molta di questa conoscenza si perde, ragazzi. E io ti dico che per noi la grande distribuzione organizzata insieme alla PAC, alla politica agricola comunitaria, ok, di fatto strozzano il piccolo produttore agricolo imponendo prezzi bassissimi, scatenando una guerra tra poveri, dove i penultimi della società si scagliano contro gli ultimi di questo meccanismo economico. Gli ultimi oggi sono i braccianti immigrati, ma 50 anni fa e anche più eravamo noi, ragazzi. E contadini che avevano conquistato le terre negli anni 50, nell'immediato dopoguerra, di donne che hanno partorito mentre raccoglievano le olive perché lavoravano fino all'ultimo giorno di gravidanza. Quando abbiamo visto che queste si scagliavano contro gli africani, allora noi abbiamo detto: che cosa noi possiamo fare? E allora noi abbiamo deciso di fare un appello ai gruppi di acquisto solidali e di venirci incontro per dire: guardate, noi facciamo il biologico, ve lo facciamo pagare ad un prezzo molto più basso di quello che tu trovi nella grande distribuzione. Arrivederci. Grosse sono queste. Lui si chiama Pino, sono Rosse, è uno dei produttori, il presidente di una cooperativa che nel percorso di EcoSud è in Giae, un fratello africano, si chiama Njae. Quando è che tornate? Non lo so, oggi pomeriggio siamo a piazza. Non lo so, dovete ritornare. Vediamo. Per quello che ci riguarda, la certificazione è una cosa seria, non si può scherzare. Ci sono delle truffe, abbiamo visto, è successo in passato. Comincia reale, così via, una truffa da milioni di euro. Noi no, rischi a fare qualcosa che non è giusto, rischi molto, sia a livello di facce, sia a livello di papine. Non
No, noi diciamo che assumiamo tramite cooperativa e quest'anno abbiamo assunto anche i ragazzi, questi ragazzi, non lui personalmente, altri ragazzi. Questo progetto, come dicevo, che è partito con il Sud, dei ragazzi messi diciamo a regola tutto, pagati in base alle tariffe sindacali, li assume la cooperativa e poi li utilizza i vari soldi. Vai, vai, prendi. Piano, piano. Metti qua, che sei giovane. Devi crescere. Ne devi bere tanto succo d'arancia. Grazie. Come ti chiami? Italo. Italo, bel nome, io mi chiamo Giuseppe. Ce lo cambiamo? Tu ti chiami Giuseppe, io Italo? Vai, vai. A posto? Praticamente questo mercatino è per metà tutto certificato, per metà autocertificato. Cioè, nel mercatino abbiamo la biodiversità uguale, perché comunque, cioè, se viene uno a portare della verdura, a meno che non la porta dal Messico, io lo so com'è quella verdura. Quindi siamo noi i migliori controllori, quello che voglio dire, collaborando, conoscendoci. Quelli che non si vogliono far conoscere già sono un po' a rischio. Tutto il tuo, ok, ok, grande. I nostri fornelli sono sempre aperti. Noi tutti i giovedì nella rete di piccoli produttori di cui vi parlavo prima, tutti i giovedì facciamo incontri poderali a girare nei nostri poderi, dove ci scambiamo il lavoro tra di noi, però anche sono incontri sempre aperti a chi ha voglia di venire a conoscere le nostre realtà, e vi garantisco che ogni volta ci sono persone nuove. Ci siamo resi conto che questo poteva diventare una forma proprio da rendere riconoscibile e ripetibile di una nuova certificazione del biologico, che necessita però del rapporto tra i produttori e con i consumatori, se no non esiste. Qualsiasi bollino che venga messo su un'etichetta è messo su quell'etichetta perché per creare un plus valore, e quindi da immediatamente, appena il mercato si accorge di questo plus valore, lo farà proprio, come abbiamo visto il biologico. La certificazione del biologico 20 anni fa è stata una conquista dei produttori che ci credevano. Il biologico oggi è diventato una questione di puro marketing. Noi riusciamo a intaccare il quieto vivere che c'è dalle nostre parti e la mentalità mafiosa, allora noi siamo vincenti, perché la mafia non può esistere se ci sono 5 famiglie o in ogni caso pochissime persone rispetto al resto della popolazione. La mafia esiste perché c'è un appoggio culturale creato ad arte, devo dire anche dai governi centrali che si sono succeduti in questi anni, questo tipo di subcultura per sostenere il serbatoio di voti. Davamo fastidio, secondo qualcuno, ci hanno fatto notare, ci hanno mandato, prima ci hanno fatto un sacco di danni alle macchine, mezzi, eccetera, alla fine ci hanno rubato tutti gli animali che avevamo nella stalla, e a questo punto per un anno ci siamo un po' pianti addosso, abbiamo cercato di capire cos'era successo, e poi invece abbiamo deciso di reagire mettendo in piedi €1 milioni di investimento, che è nato a miracoli, perché abbiamo trovato un sacco di gente che ci ha aiutato, banche che ci hanno finanziato. E adesso noi dobbiamo restituire alle banche, quindi ragazzi dobbiamo contatti con gas, eccetera, eccetera, perché dobbiamo vendere, dobbiamo vedere di riuscire a venirne un po' fuori.
È veramente una cosa geniale questa degli sbarchi in piazza per me, no? Perché è veramente un buon modo per incontrarci e per fare sinergie. Si sono discussi anche tutti i criteri, cioè quali erano i produttori che dovevano partecipare, eccetera, eccetera. Dovevano essere accreditati da GAS o da rete o da qualcuno, da distretti di economia solidale, eccetera, soprattutto. E i primi produttori che dovevano partecipare dovevano essere proprio quelli che avevano cercato in tutti i modi di sviluppare la rete del sud. Allora, mele rosmarino con non diventa appunto. Dimmi. L'ordine minimo è la cassetta 30 kg, da 30 kg, minimo è 30 kg, 28 kg esatti gli arrivano a casa. Tipo 30 kg che anche cioè, tutta la cassetta. Anche se io sto vedendo se troviamo delle convenzioni per il 15 o 20 kg, che potrebbe essere per la famiglia singola anche passabile. No, io propongo sempre la cassetta. Ma infatti noi poi stimoliamo anche a fare queste cose, dire magari se 2, 3, 5, 10 famiglie, amici si mettono d'accordo. Sì. Noi anche come gruppo facciamo una sorta di training per le aziende che vogliono avvicinarsi a questo mondo, per cui li portiamo con noi, gli facciamo vedere quello che facciamo, li facciamo e vediamo se c'è dall'altra parte una identità di vedute e magari li assorbiamo all'interno del gruppo. Poi a volte sono interessati soltanto per una questione economica, no? Per cui vedi che al momento che c'è da dare anziché da ricevere si tira un po' indietro e quindi quello già è un segnale abbastanza chiaro che non possono entrare a far parte di questo settore che è appunto basato sulle relazioni, no? Per cui se tu fai soltanto una bilancia su quanto spendi, quanto guadagni, non va bene. Se sei disposto anche ad investire del tempo, delle risorse che non siano soltanto economiche, allora va bene, puoi far parte di questo gruppo. È proprio fondamentale, la partecipazione è alla base, senza partecipazione fai commercio, fai produzione e vendita, quello che ti pare, ma non fai economia della relazione, non fai economia del noi. Che è quello che fate voi. Esattamente, che cerchiamo di fare, insomma. Che poi secondo me la necessità è che tu parli con l'approccio diretto con chi consuma, perciò si instaura questo rapporto tra il produttore e il consumatore e si instaura una fiducia. Poi succede anche che il gruppo di acquisto ti viene a trovare in azienda, cioè si fa un giro e magari insieme a te raccoglie le arance, perciò hai questo rapporto che col tempo acquisti la fiducia. Okay. Poi oggi c'è una giornata perfetta. Siamo più contenti quando si costituiscono nuovi gas. E presto siamo una trentina di famiglie interessate. Già siete tanti. Sì, poi magari nel tempo viene scemando, questo non lo so, però per adesso siamo più entusiasti di iniziare. Ti do anche dei campioni. Grazie. E gli porto adesso, fatti di una riunione. Quando avete sì, anche magari sì, qualche giorno. Grazie. Per me fare rete vuol dire innanzitutto aver avuto la possibilità di mettermi in gioco e comunque mettermi in gioco insieme ad altre persone, non su un progetto esclusivamente solo teorico, ma anche nella realtà dei fatti.
Quando è partita la nostra esperienza con i gruppi d'acquisto solidale 6 anni fa, noi abbiamo avuto una marea di problemi logistici. Il primo problema è stato il problema della comunicazione tra le realtà, far capire, far conoscere ai gruppi d'acquisto, che poi sono diventati, diciamo, nostri amici, far comprendere l'essenza della realtà quotidiana. Che voleva dire organizzare la raccolta, guardare in cielo per vedere se oggi piove o no, vedere quanto dura bene o male il momento di vento o altro, e comunque condividere l'imprevisto sia da parte nostra che da parte dei gruppi d'acquisto. Per la campagna lì, per SOS Rosarno, hanno usato le mie, che farle salire da Rosarno su a Cosenza diveniva più dispendioso. Allora Arturo e Nino sono venuti appunto da me in azienda, ci siamo messi d'accordo e mi hanno fatto partecipare anche con loro appunto alla campagna Mi Basta e SOS. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io sono un'altra razza, sono bombarolo. Tracci questa canzone. La libertà si conquista in primo luogo attraverso l'autodeterminazione alimentare. Insomma, di saltare a pie pari i canali di distribuzione di massa è un atto sovversivo. C'è quasi freddo, guarda. La forma migliore secondo me è proprio questa, di essere in forma diretta in zone bellissime come parchi, piazze, perché la piazza è, diciamo, vivere alla piazza secondo me è la nuova politica che si bisogna fare, e quindi è indovinato. Chiaramente con il terremoto c'è stato un forte processo di disgregazione, ma il gas è riuscito comunque a portare avanti le sue attività, e l'attività principale che dal terremoto in poi svolge è organizzare dei mercati contadini nelle aree dei piani case, dei nuovi quartieri abitativi costruiti per tutte le persone che hanno avuto la casa completamente inagibile. Tutte queste aree sono state costruite senza la realizzazione di servizi. Allora le signore del gas hanno deciso di portare il mercato contadino locale in queste aree. E questo è stato un forte stimolo, perché si parlava di difficoltà di reperire ortaggi, comunque materiale del territorio e tutto quanto, e soprattutto difficoltà dei produttori, che non avevano possibilità più, mancando i luoghi tradizionali di mercato. Questa piazza era uno dei luoghi tradizionali di mercato, c'era difficoltà per farsi ritrovare ai propri clienti, quindi in questa maniera c'è stato il primo passo, e quindi un gruppo anche abbastanza numeroso di persone che sono messe insieme per andare a ritrovare i propri produttori. Consumo di territorio, che mentre nel resto d'Italia c'è questa idea di mangiare a chilometro zero, noi cominciamo ad avere difficoltà a trovare produttori molto molto vicini a noi, oltre che per il clima, proprio perché è stato consumato molto territorio agricolo. Trovare un terreno in affitto, in vendita assolutamente, ma trovare un terreno in affitto per gli agricoltori è difficile. Si affittano per magazzini, per casette di legno, ma non per gli agricoltori. Le case produttive sono confrontate a due problemi. I produttori sono quindi, si trovano di fronte a due problemi. Le prix des agrumes
n'ha aucune valeur. Il prezzo degli agrumi è praticamente nullo, non hanno alcun valore sul mercato. Donc, che fait-il? Quindi cosa fanno? Il abbandonne ses champs. Abbandonano questo campo. O il esploite se travaglia. Ah, ok. Mi dicono di fare un po' di silenzio, altrimenti si sente il rimbombo. Io di tutto questo, di questa carovana, come l'abbiamo definita, di produttori del sud che stanno portando avanti questo progetto, sono quella un po' più critica. Sono sempre quella che poi si pone dei dubbi su come vanno le cose e sui passi che si stanno facendo. Riconosco che questo progetto ha una grandissima potenzialità, però ancora non è stato percepito bene dalle realtà che dovevano aderire in modo convinto e con entusiasmo. Devo scusarmi da parte dei produttori perché oggi non siamo qui con le arance, con i mandarini, con le clementine, perché ovviamente ogni impresa si misura poi con la praticabilità, perché insomma ci sono state delle perdite consistenti partecipando a questi sbarchi in piazza, che erano prevedibili e giuste, perché non è, come dice giustamente Cristiana, l'obiettivo economico immediato quello che muove nell'aderire a questa iniziativa. E c'è, torno al discorso di rompere il circuito chiuso dell'economia solidale, che fino ad oggi è visto da molti come una nicchia di lusso, fasce di consumo borghesi che si permettono, perché se lo possono permettere, il consumi ad alto costo e salvarsi così la buona coscienza. Te lo puoi permettere tu, io che non ho soldi manco per fare la spesa al discount, figurati se posso comprare. Spesso io faccio la provocazione e mi autodenuncio dicendo io vorrei essere una produttrice e un datore di lavoro sano. Il sistema me lo impedisce, perché la manodopera continua ad essere gestita, la grossa manodopera continua ad essere gestita sempre da cooperative intermediarie. Io pago il giusto prezzo, ma già so che dei soldi che io do al centesimo, cioè i centesimi che io do al chilo, non verranno dati a quei lavoratori, i contributi non li verranno riconosciuti. O l'accetto, sono fuori dal sistema. Diversamente io non posso fare se non cercare di costruire reti e di persone che fanno come cioè hanno la mia stessa modalità. Non vivo in questa situazione. Or, noi siamo il 50-80% dell'agricoltura in questo paese. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler de travailleurs, de brachants. Alors, il est toujours question de producteurs et de consommateurs. Nous, les brachants, nous sommes des invisibles, des oubliés. Noi braccianti siamo degli invisibili, dei dimenticati. Ma perché? È la realtà dei fatti, che anche chi vorrebbe, anche il più onesto, non riesce spesso a rispettare come si dovrebbe il lavoratore. Ma allo stesso tempo siamo a fianco dei braccianti contro tutti, buoni e cattivi, che non li pagano quanto devono. Non so a voi se capita che i lavoratori si fanno licenziare, assumere, perché altrimenti perdono disoccupazione, malattie e indennità. Cioè, da me succede, anche quelli che lavorano l'intero anno con me, che sono ben pagati, retribuiti direttamente da me, ma sono i primi che mi mettono in difficoltà, perché se non li licenzio e non li riassumo quando dicono loro, mi dicono vattene a lavorare tu la tua terra. Beati voi, raga, presentatemeli, mandatemeli, cioè non sto scherzando, se qualcuno è disposto da altre parti, mandatemeli, perché io non ne trovo. Una cosa che magari a me non piace molto, e comunque è stato anche scritto proprio nel promuovere gli sbarchi in piazza, però a me personalmente non mi trovava d'accordo, io non l'avrei scritto, è che sembra, e questo lo pensano sia al sud molte persone, sia al sud che al nord, che sembra che dal sud debba arrivare solo la produzione
e dal nord invece debba arrivare solo il consumo. Cioè, questa cosa secondo me è folle, eppure ingiusta. Cioè, anche se faccio una rete di economia solidale, però una parte sola produce, una parte sola acquista, non vuol dire che non abbiamo risolto molte invece contraddizioni. E secondo me, tra l'altro, più si riduce la scala, più può funzionare. E quindi, infatti, per esempio, anche a Ragusa, noi col gruppo d'acquisto, adesso abbiamo il giovedì la distribuzione normale, poi il lunedì facciamo un mercatino. La cosa bella è in questo mercatino, le stesse persone sono quasi sempre sia produttori che consumatori. Se aveste maggiormente lavorato sul territorio per coinvolgere negli sbarchi in piazza altre realtà circostanti, la pedana diventavano due, le due diventavano quattro, diventava più possibile o con la riela o con altri mezzi locali, capito? Questa è la chiave di volta. Poi, solo che noi abbiamo iniziato, le energie sono quelle che abbiamo sono, iniziato certo. Da un anno e otto mesi, cioè, siamo in pochi, cioè qui mi ritrovo da solo, per esempio qui a Firenze e Siena, mentre dovevamo essere almeno in tre, però quelli siamo, quindi ci misuriamo con le forze che abbiamo. Sono tutti contenti che c'è stato, perché ha comunque animato, ha stimolato, però il problema è un po' di... cercare di ottenere il massimo di risultato con quelle energie. Se ieri a Firenze fossero passate 50.000 persone, no? E avessero introiettato l'idea dell'economia solidale, dell'economia altra che proponiamo, cioè, quindi diventa un'operazione che coinvolge proprio tutti, no? La popolazione. Questo vuole essere. 10 camion ci devono essere veramente in piazza. Essendo stato tanti anni a Nord Italia, non conoscevo più a nessuno a Catania. Allora ci siamo appoggiati a qualche amico. Dopo un annetto che mi ero trasferito a Catania è arrivata questa cosa. Tutto a posto, non mi posso lamentare. Che aziende quella confiscata gliel'hanno tolta alla mafia. E mo ce l'ha in mano la finanza, lì lo Stato, non so bene. Non mi posso lamentare perché ti trattano bene, gentili, garbati, va. No, sai, stile, fai qua, vai da, pompe. Hai capito? No, me lo gestisco io il lavoro, hai capito? È diverso. È diverso. Cortesia e simpatia. Dicono così, sarà vero, no, per dirlo. Come te lo sei meritato? Ma facendo il mio lavoro nel miglior dei modi possibili, senza andare lì a strillare, ma che non c'è nessuno. Metto lì piano piano. Capisco la situazione, no? D'altronde il mio lavoro, se non lo faccio io chi lo fa? Chiamo a quattro della piazza. Ma noi siamo abituati bene. Quando questi prodotti, quelli che vedi, hanno la faccia di chi li fa, acquisiscono un valore molto superiore. Il momento è difficile perché la crisi economica c'è, ed è vero, però è anche vero che sta crescendo un bisogno di personalità, di approfondire certe conoscenze, un bisogno del fatto che di essere sicuri che un prodotto abbia certe caratteristiche, perché devo spendere dei soldi, voglio essere sicuro di quello che spendo. I gas ci chiedono, come dire, informazioni, hanno voglia di sapere, hanno voglia di vedere. Trasparenza? Non solo trasparenza e di quello che io gli posso dire, ma ritorno un pochino all'argomento che si diceva un pochino all'inizio, Sauro, il fatto che quando io ho avuto i gas a casa c'è stato un salto culturale, hanno detto hai visto come si fa questa cosa? Hanno detto in fondo hai visto quanto costa fare questa cosa? Guarda, te lo metto che non rosolino, eh? Sì, sì.
attrezzo, diciamo, è un percorso solidale, vede, cioè sì, sia da parte nostra che da parte anche del produttore, cioè non è che il produttore no, non si può non andarsi incontro, cioè, ci avere anche no? Un prodotto biologico costa di più, ma io sì, lo so, ci non si vede, la roba ci sono la frutta, no, abbiamo una mailing list, cioè la nostra rete è quella cosa lì, quella quindi lì. Vedersi e mandarsi 250.000 mail, ma niente di strutturato, no. Coordinarsi è stato impegnativo, questo va coordinarsi detto. Sì, è stato impegnativo, ma d'altra parte si è dovuto mettere insieme anche mentalità modi di pensare che comunque sono diversi uno da un altro, però abbiamo fatto uno sforzo grosso per riuscire anche a pensare tutti, diciamo un po' seguire le stesse linee, insomma. Per non parlare della burocrazia, del fatto che noi non avevamo ancora mai fatto niente del genere a Siena. Per questo ci siamo anche un pochino appoggiati a quelli che sono stati gli eventi precedenti a noi. Se li sono scordati perché non ci sono già da due spedizioni. Non sono in colla però. A me no. Ci sono cinque da tavola. Non lo so, Peter, perché io non l'ho fatto esatto. Però ce l'aveva qualcuno. In generale con i formaggi, le uova, la pasta, sapere, aver conosciuto da dove vengono è molto diverso. È una tavola più imbandita. Qua ci sono anche le impronte dei costi. Grazie. Mi ha davvero detto una sfida. Adesso dovremo fare un'assemblea in primavera per accogliere nuovi ingressi e anche per vedere come vogliamo strutturarci, se vogliamo darci una struttura o meno, se i GAS vogliono sentirsi in rete con dei coordinatori o se preferiscono sentirsi in rete solo come comunicazione, se vogliono avere una rete che sia anche rappresentanza in qualche modo o se questa cosa ancora non è abbastanza matura. Buona parte degli sbarchi in piazza nascono da siciliani a Bergamo o a Genova o a Firenze e così via, e nascono da quella cornificazione a cui accennava prima Laura, perché quando Laura all'inizio della campagna scorsa mi ha detto noi acquisteremo, abbiamo deciso di fare un acquisto, gli acquisti alternandoli tra voi ed Equo Sud, chiaramente dal punto di vista aziendale è un danno, perché poi loro sono un Intergas forte, quindi costituiscono un pezzo importante, diciamo, del nostro fatturato. Ci sono alcuni produttori che dicono i gas sono peggio della finanza, perché quando vengono vanno a scavare, vanno a chiedere perché, per come, ma insomma, eccetera. Il gas non vede benissimo un produttore che cresce troppo, come numero di gas serviti, come espansione, eccetera. Cioè la crescita individuale, diciamo, no? Mentre se cresce allargando la rete o favorendo la crescita di altre reti, allora ovviamente è un discorso diverso che poi ciascuno deve poter camminare con le proprie gambe. Però cominciò a maturare il seme dell'idea di fare qualcosa per portare a conoscenza di una più vasta opinione pubblica il significato di quello che stiamo facendo e quindi allargare la torta riducendo le fette. Io sto partendo, sto cambiando.
diffondere il virus dello sviluppo sostenibile, che già subito adesso migliora la qualità della vita per chi vi è coinvolto, sia un produttore sia un consumatore. Parlo di un modo di stare insieme, di un modo di produrre che è più gratificante, perché quando vendi a qualcuno che conosci e che può, ti dice quanto apprezza il tuo prodotto, è una cosa molto più gratificante. È più gratificante sapere che la tua attività ha un valore collettivo, anche perché mantiene il territorio, perché lo difende. È anche divertente, perché noi realizziamo anche un altro modo di vivere il nostro territorio, di attraversarlo, facciamo feste, cerchiamo di invadere lo spazio, è più bello, e questa è la contaminazione. Praticarlo e fare vedere come è più bello e tirare, riprendersi la gente, è l'unico modo per riprendersi anche il territorio e allargare la nostra cerchia, come una macchia d'olio, quello è il nostro tentativo. Per casa. Ascolta, te vuoi qualcosa? Perché sto mettendo via? Certo, dai, sì. Vieni su al volo allora. Sì. Ci pensi tu, Paolo, a fare... Ok, dai. Barato, barato. Questo? Fino a quanto pesa? Questa 10. Dai, comunque sono più di 14. La posso... Ti devo la... No. La cassetta te la devo? No. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Sì, poi... Ok. Quello lì? Guarda,